Avanti 1-0 dopo la vittoria di sabato, la Virtus Gaffredo Bologna cerca il punto del 2-0 nella serie dei quarti di finale, mentre la Happy Casa Brindisi vuole riscattare il meno 36 di gara 1. L'avvio è tutto dei bianconeri, coi canestri di Hackett, di Schenghelia e di un ispirato Teodosic, 13 punti. Però gli ospiti rispondono prontamente ed è Kai Bowman ad accendere il match con furto e gran schiacciata. Nel secondo quarto prosegue lo show della Happy Casa con Marquise Reed, 12 punti, con l'apporto di Harrison e mezzanotte e arriva l'inatteso sorpasso sul 48-47, firmato dal jumper mancino di Nick Perkins, 12 anche per lui. La Segafredo non resta a guardare, replica con una bimane con fallo di Isaiah Cordinier e all'intervallo è 53-48 per la squadra di Sergio Scariolo. L'avvio di ripresa è marchiato a fuoco da Marco Belinelli, che segna 3 triple consecutive, una col fallo, e la Virtus produce un parziale di 18-0 che spacca in due la sfida. Saranno 18 i punti alla fine per il capitano della Segafredo. I padroni di casa dominano, arriva anche la schiacciata di Miki, 17 punti, ma Brindisi non ci sta, nemmeno sotto di 23 lunghezze. La squadra di Vitucci viene presa per mano da Risma, da Harrison, 21 punti, e da Bowman, 16. E costruisce una pazzesca rimonta fino al meno 7, 87-80. Lì Lestone e mezzanotte falliscono 2 triple importanti. La Virtus si salva e nel finale allarga in maniera definitiva la forbice per il 109-95 e per il 2-0 nella serie.